Questo programma è offerto da Dagauto Mercedes-Benz, Cosmopol, Lloyd's by Hotel Vietri sul Mare, Emporio del Caffè. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto manco a tirlo da Virseu, parte il suo diritto, gol! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Virseu a 4 minuti dal termine. Avellino! Il gol è l'essenza del calcio, quello che fa gioire, esultare, sognare ed è quello che semplicemente ha fatto un ragazzone di 1,88 m con la maglia dell'Avellino. Gol e anche pesanti. Un solo anno dal gennaio 2015 al gennaio 2016, ma Marcello Trotta ad Avellino ha saputo lasciare il segno. Marcello nasce a Santa Maria Capua Vetere il 29 settembre del 1992, un bambino tranquillo, moderno, che già coltivava la passione di diventare un calciatore sin dalla tenera età di 4 anni. Una piccola esperienza da portiere, ma per lui che doveva sì stare nell'area di rigore, l'area di rigore è quella avversaria. Un bambino che come tutti diciamo ha iniziato a giocare a calcio all'età di 4-5 anni, un po' per strada. Piano piano nelle scuole a calcio, andava a scuola, tornava e giocava a calcio, dai, tutto il pomeriggio. Quando ero bambino giocavo e mi divertivo, non avevo tanti progetti a lungo termine. Poi pian piano la passione è cresciuta e la voglia di diventare un giocatore professionista si faceva, diciamo, più reale. Fortunatamente tutti mi hanno spinto e aiutato tanto nel realizzare alla fine il mio sogno. Ho iniziato sempre da attaccante, tranne per un piccolo periodo che ho voluto fare il portiere, ma è durato veramente poco, poi sono ritornato a fare l'attaccante. Le prime esperienze lo portano al Real Portico, al Recale, ma a 13 anni arriva la chiamata a cui non si può rinunciare, ovvero il Napoli. Napoli targato De Laurentiis, la sua prima esperienza alla guida della società partenopea. Il richiamo è troppo forte per Marcello Trotta, che accetta quell'offerta e scoprirà anche la nazionale. Un ricordo molto vago, però sì, era la squadra del mio paese e ho iniziato lì, diciamo, a fare una vera e propria scuola calcio. Pian piano sono cresciuto. Se non sbaglio all'età di 9 anni sono andato al Recale, ho iniziato un po' a muovere, diciamo, i primi passi verso quello che sarebbe stata poi la mia professione. Inizio a crescere, inizio ad entrare un po' nella competizione, diciamo, quindi ho, diciamo, bei ricordi anche lì. Verso 13 anni c'è stata la chiamata del settore giovanile, se non sbaglio all'epoca il direttore era Giuseppe Santoro e c'è stato questo forte interesse, c'erano anche altre squadre, però alla fine c'era una società nuova pronta a rinascere con De Laurentiis e quindi ho deciso per il Napoli. Anche piaceva tanto l'Inter perché comunque a quei tempi giocavano Ronaldo, Adriano, Vieri, quindi essendo attaccanti molto forti mi sono appassionato tanto all'Inter, però come hai detto tu, Napoli che è a mezz'ora da casa tua, inevitabilmente fai il tifo per il Napoli, diciamo. Però quando sono andato al Napoli è stata veramente una bella esperienza perché era una grande realtà con compagni di squadra molto forti, poi sono arrivate le prime chiamate in nazionale, iniziavo a giocare contro squadre professionistiche, quindi è stato veramente un
belle esperienze, soprattutto iniziamo nei primi confronti con giocatori comunque importanti. A Napoli le cose vanno bene, ma all'età di 16 anni arriva il momento di fare le valigie e volare in Inghilterra, destinazione Manchester City. Nonostante un impatto non facilissimo, vista anche la differenza culturale tra l'Inghilterra e l'Italia, ma l'obiettivo di Marcello Trotta era solamente quello di fare gol. Sicuramente è stato un cambio totale nella mia vita. Sicuramente a 16 anni andare via dall'Italia, andare in una nuova realtà, senza diciamo conoscere quasi niente, soprattutto non parlare la lingua, non è stato sicuramente facile, però la voglia di diventare un calciatore professionista era tanta e quindi con qualche sacrificio in più diciamo faceva sì che non ti faceva sentire le mancanze. L'impatto all'inizio è stato di sorpresa, cioè vedere il modo in cui erano organizzati rispetto a noi qui in Italia erano 10 anni avanti, quindi per me era un mondo nuovo, però vedevo tante cose che in Italia non si sognava, anche a livello di settore giovanili, come erano organizzati, erano 10-15 anni avanti rispetto all'Italia. Quindi per me è stato una grande sorpresa, però credo che ne ho tratto tanto vantaggio da questo sicuramente. Trotta cresce calcisticamente ammirando un grande campione, un attaccante che ha fatto tantissimi gol. Si tratta di Didier Drogba. Sicuramente l'adattamento all'inizio non è stato facile perché comunque sin da piccolo comunque è un campionato molto più fisico, molto più veloce, però pian piano ho lavorato sodo e mi sono rimesso ai loro livelli. Quando gli anni vissuti in Inghilterra guardavo tanto Drogba al Chelsea, perché poi dal City sono andato al Fulham, quindi diciamo, ho avuto occasione di andare tante volte allo stadio e di vederlo anche dal vivo, quindi era un giocatore completo. Successivamente è il Fulham ad acquistare Marcello Trotta, un percorso più lineare con i bianconeri che gli vale ancora le convocazioni nazionali. È stato un percorso più lineare quello che ho fatto al Fulham, ho fatto il settore giovanile, l'under 18, poi le riserve, poi è arrivato anche l'esordio, poi sono andato in vari club a fare esperienze, quindi questo credo mi abbia permesso di diventare un giocatore più completo. Per me era un orgoglio doppio, perché stando all'estero ogni volta che ritornavo era come se la indossavo due volte, diciamo, da un lato perché sono italiano e dall'altro è farsi prevalere diciamo, all'estero, e quindi essere richiamato da un paese straniero per me era un motivo di doppio orgoglio. Nonostante i gol con le riserve del Fulham, arriva il momento di essere girato in prestito. Lo accoglie il Wycombe, 8 partite, 8 reti, media straordinaria per Marcello Trotta, che successivamente passerà al Watford. Lì poche partite, ma comunque un'esperienza molto formativa per la sua carriera. Facevo il campionato riserve, facevo abbastanza bene, abbastanza gol, e con la società avevamo deciso di fare esperienza al Wycombe, che ho parlato con l'allenatore che era molto interessato, e quindi avevo deciso, se non sbaglio era fine ottobre, di andare lì e di iniziare a fare sul serio con un campionato professionistico che era l'equivalente della nostra C1. Era andata abbastanza bene come primo prestito di una squadra professionistica, infatti all'inizio ero un po' spaventato, dico la verità, perché comunque era la prima volta, sai, in un paese un po' straniero, anche se ero da diversi anni lì, comunque il timore c'era, però ho trovato un ottimo ambiente, un ottimo allenatore che mi ha tutelato dall'inizio alla fine e credo alla fine di aver ripagato alla grande. E lì era in Championship, non ho giocato tantissimo, dico la verità, però è stata un'esperienza formativa anche quella, perché alla fine c'era un allenatore, Sean Dyche, cioè adesso è al Burnley, comunque, che anche se non avevo giocato tanto era contento di come comunque mi allenavo giorno per giorno. Poi è normale che non riesci sempre a trovare i tuoi spazi, però anche quello è stata un'esperienza molto formativa che mi ha aiutato a crescere e a completarsi anche come giocatore, anche in momenti diversi quando giochi un po' di meno.
però comunque fai parte di un gruppo e devi sostenerlo fino alla fine. I prestiti non finiscono mai. L'anno successivo va al Brentford, una storia che lui definisce strana. Sbaglierà un calcio di rigore nella gara cruciale per la promozione, ma l'anno successivo la sua caparbietà lo riporterà al Brentford, dove la promozione la conquisterà e conquisterà anche un soprannome che gli resterà per sempre: The Goal Scoring Machine. Brentford è stata una storia un po' strana, però diciamo con un lieto fine, perché sono andato due volte in prestito lì. Il primo anno facciamo un grande campionato e diciamo alla fine ci giochiamo la promozione fino alla fine e sbaglio proprio un rigore all'ultimo che non ci permette di salire direttamente. Poi andiamo a fare i playoff e perdiamo la finale, e questo comunque mi ha segnato in maniera negativa in quel periodo. Poi l'anno successivo ho deciso di ritornare e siamo andati in B, fortunatamente. Mi ha fatto meglio dell'anno prima e siamo andati in B direttamente senza passare dai playoff. Al Brentford, diciamo, quella piccola macchia che poi mi ha aiutato anche quella, fa tutta esperienza, però sono stati due anni in cui mi sono trovato veramente bene. Volevo ringraziare, diciamo, tutti e due i mister, sia Uwe Rosler che Mark Warburton, che comunque mi hanno accolto alla grande anche lì sin dall'inizio, soprattutto Uwe, che mi ha rivoluto anche il secondo anno, nonostante alcuni all'inizio erano un po' titubanti. Dalla nostalgia per l'Italia alla voglia di restare in Inghilterra, Marcello avrebbe voluto proseguire nel Regno Unito, che gli permette anche di giocare con l'Under 21 azzurra. Sinceramente, guarda, dopo aver vinto un campionato comunque con una squadra in cui mi ero trovato tanto bene, non pensavo forse di rimanere più in Inghilterra, dico la verità. Poi è successo che inizia una nuova stagione, io ero in scadenza al Fulham, loro erano scesi in B e io giustamente volevo andare al Brentford, che mi voleva, loro non mi volevano lasciare, però allo stesso tempo non è che credevano più di tanto in me, e quindi si era creata una situazione di stallo in cui sono stati un paio di mesi, diciamo, senza giocare. Ogni volta che è arrivata la chiamata ho fatto sempre bene, ho dato sempre dimostrazione del mio valore, e quindi anche in un certo senso, anche dopo quei mesi stati che sono rimasto un po' così in stallo senza giocare, per me era molto importante ritornare a giocare in vista anche degli europei. Nel dicembre del 2014 a Marcello Trotta squilla il telefono, è l'Italia. Ci sono tante squadre interessate a lui, ma sceglierà l'Avellino del presidente Taccone e il direttore sportivo De Vito. Trotta non ci penserà molto e accetterà quell'offerta per andare ad aiutare la squadra allenata da mister Rastelli. In sede di presentazione Taccone lo definirà un gioiello per i lupi. Arrivato quasi fine dicembre, c'erano molte squadre italiane interessate, tra cui c'era l'Avellino, che ha dimostrato grande interesse. Diciamo, c'è stato amore quasi a prima vista, dai, perché loro erano fortemente interessati. Io volevo tornare, sapevo comunque del valore della piazza, stavano andando molto bene e quindi avevo pensato che fosse la piazza giusta per me, soprattutto per ritornare in Italia dopo tanti anni e mettermi in gioco. Parlando anche con i miei procuratori e tutto, loro erano interessati, l'ostacolo era il Fulham, che poi alla fine abbiamo trovato subito una soluzione. Io non c'è stata una trattativa lunga, diciamo che l'abbiamo fatto veramente in pochi giorni. Abbiamo concretizzato subito, io non vedevo l'ora di tornare e di ritornare a giocare, soprattutto in un campionato e in una squadra importante. Sin da subito loro mi hanno dimostrato grande affetto e credevano tanto in me. Sono stati forse, come hai detto tu, i primi, e giustamente nel calcio gli scettici ci sono sempre, quindi anzi non aspettano altro che tu fallisca, diciamo, qui quelle persone lì. Però diciamo non è stato facile all'inizio, perché venivo da un piccolo infortunio, poi le prime due o tre partite non erano andate benissimo, poi mi sono calato molto nella mentalità e di quello che la piazza aveva bisogno, e dopo un po' le cose sono andate molto meglio.
Il primo gol in bianco-verde arriva contro il Frosinone al Partenio Lombardi su calcio di rigore, in una partita perfetta. Mi ricordo che era la prima partita da titolare che ho fatto a Avellino, era quasi dopo un mese dal mio arrivo, se non sbaglio. E, no, ero molto teso perché era una partita comunque importante per la lotta alla promozione e quindi c'era molta tensione, la piazza si aspettava comunque qualcosa da me. Erano passati comunque quasi un mese ed ero teso. Alla fine abbiamo fatto una grande partita, ho fatto pure gol e quindi le cose, diciamo, sono andate per il meglio. Uno spogliatoio formato da tanti calciatori campani, a partire dal capitano D'Angelo, Arini, Pisacane, Zito, il tecnico Rastelli e Castaldo, una figura importante in campo e fuori. Ho trovato uno spogliatoio, infatti, il giocatore con grandi attributi e che fin dall'inizio mi hanno fatto capire comunque che questa era una piazza importante, che dovevamo dare il massimo ogni partita. Diciamo le cose che il pubblico avellinese pretendeva, giustamente, essendo una grande piazza, il qual è. Quindi giustamente facevano capire ai nuovi che bisogna dare sempre qualcosa in più per i tifosi, per la maglia e per tutti coloro che ci seguivano. Per loro era importante che noi davamo sempre quel qualcosa in più ogni partita, anche se non arrivava la vittoria, però diciamo, dire che dopo una partita avevamo dato tutto e pazienza, lotteremo ancora di più per la prossima, anche se non veniva la vittoria. Credo che, essendo comunque un giocatore d'esperienza, ha fatto tanti anni in B, conosceva la categoria, non era un tipo che parlava tanto, però bastava che lo guardavi, ti dava sicurezza, sapevi che c'era, ti poteva dare una mano e quando c'era bisogno comunque prendeva la squadra anche sulle spalle e quindi ti dava anche più serenità in un certo senso e spensieratezza. Io alla fine mi sono trovato, tuttora ci sentiamo ogni tanto con tutti, perché comunque sono stato alla grande, mi sono trovato bene. Ognuno nel suo piccolo cercava di caricarti nel modo giusto, anche nei momenti difficili, perché ci sono stati comunque alti e bassi, però loro erano bravi soprattutto nei momenti un po' più così a tenerti su e ad aiutarti. Il mister comunque era uno che viveva tanto la partita e ce lo trasmetteva comunque nel modo giusto, credo. Eravamo comunque una squadra abbastanza forte, fatta anche di giocatori esperti, quindi lui le caricava, credo, nel modo giusto. Comunque mi ha fatto capire anche l'importanza, sai, della maglia dell'Avellino, del campionato e soprattutto di rimanere anche sempre, sai, quando andavamo bene, di rimanere, cercare di stare coi piedi per terra, perché era un campionato comunque difficile e quindi dovevi stare sul pezzo fino alla fine. In quella stagione l'Avellino conquisterà i play-off. Il primo ostacolo è lo Spezia, al Picco, dove i biancoverdi devono per forza vincere e lo fanno grazie a un gol di Comine supplementari. La semifinale vedrà il Bologna opporsi ai biancoverdi. Al Partenio Lombardi si perde 1-0, ma al Dall'Ara l'Avellino giocherà una partita perfetta, così come Trotta, autore di una doppietta che però non basterà. Il sogno finale si stamperà su quella maledetta traversa di Gigi Castaldo. Ci abbiamo sempre creduto, sapevamo che era difficile, lo Spezia quell'anno aveva speso tanto, ha comprato tanti giocatori, poi andando fuori casa, andando a fare una partita che devi vincere per forza, sì, ci sono delle difficoltà, però noi l'avevamo preparata, credo, nel modo giusto, avevamo avuto tante occasioni, poi siamo passati in vantaggio, poi se non sbaglio c'è stata l'espulsione. E da lì sembra che tutto vada a finire male, però avevamo fatto una grande partita e abbiamo lottato fino alla fine, poi l'abbiamo vinta nei supplementari, quindi è stata una gioia doppia. È stata una partita un po' scarsa di emozioni, se si può dire, se mi ricordo, perché avevamo fatto il gol al primo tempo. Vabbè, questo poi sembra tante vicende, no? Dico, non avevano creato tanto, neanche noi, hanno trovato il gol sull'1-0, poi è stata una partita un po', diciamo, tranquilla. Al ritorno invece c'avevamo qualcosa dentro che dovevamo dare un po' di più, siamo partiti alla grande,
se non sbaglio dopo 4-5 minuti, ho fatto l'1-0 io e facciamo, credo, forse la partita più bella della stagione. Quella partita lì, mi ricordo, stranamente, se non sbaglio, ci diede anche un giorno libero dopo Bologna, giusto per svuotarci un po' la mente, perché alla fine forse aveva capito che era più una cosa mentale, di libertà mentale. Infatti poi siamo andati via e abbiamo fatto una grande partita. Peccato per come è andata a finire, però credo che abbiamo dato tutto. Forse un pizzico di fortuna in più, e la traversa, vabbè, l'abbiamo ripetuto spesso, però questo è il calcio e lo devi accettare. Sono quelle opportunità che dici nella vita ci ripenserai fra 10 anni, 15 anni, se entra quella palla, forse andava in Serie A. Sono cose che ricorderai anche a distanza di tempo. Sono quei ricordi che ti fanno male, però allo stesso tempo sai che hai dato tutto, quindi non hai rimpianti. 6 mesi fantastici per Trotta con l'Avellino, che gli consentono di partecipare all'Europeo con l'Under 21 italiana. Partecipare all'Europeo con l'Under 21 è stato motivo di grande orgoglio. Come ho detto, se guardiamo quasi ottobre, dove non giochi chiavo, ero al Fulham un po' messo in disparte, diciamo che l'ho voluto tanto quell'Europeo, quindi attraverso comunque l'Avellino che ho fatto, diciamo, bene comunque 6 mesi, sono arrivato a conquistarmi un Europeo. È stata un'esperienza fantastica, perché comunque eravamo una squadra forte. Siamo stati un po' sfortunati per come siamo usciti, però potevamo fare di più sicuramente. Però sono quei ricordi che personalmente mi riempiono d'orgoglio e onorato di aver partecipato a un Europeo con una squadra di grandi campioni. Nell'estate del 2015 arrivano diverse offerte per Marcello Trotta anche dalla Serie A, ma il suo desiderio è quello di rimanere ad Avellino. Via Rastelli arriva Mister Tesser, che si rivelerà importante per la sua crescita. Arriverà anche Ciccio Tavano, un campione. Il tridente Tavano-Castaldo-Trotta fa sognare i tifosi. C'erano 3-4 squadre comunque di Serie A che erano interessate a me, proprio alla fine, diciamo, è stato tutto rimandato a gennaio. Con Mister Tesser avevamo iniziato, diciamo, un nuovo ciclo, comunque dopo, se non sbaglio, 3 anni Mister Rastelli aveva dato la sua impronta, quello che voleva, avevamo idee chiare. All'inizio siamo stati, secondo me, tanto sfortunati, perché giustamente dopo ogni partita riguardavamo le azioni, ci confrontavamo e noi creavamo, credo, 5-6 palle gol a partita, però non riuscivamo mai a concretizzare, e alla fine le altre ci punivano. Poi fortunatamente è passato questo periodo, dopo 7-8 partite abbiamo iniziato a ingranare, credo abbiamo fatto anche il record di vittorie 6 o 7, 7 se non sbaglio. Quindi, diciamo, doveva girare nel verso giusto, perché la squadra c'era, creavamo tanto, la nostra prova sul campo c'era sempre, la squadra c'era, però non riuscivamo a concretizzare, che purtroppo nel calcio se non fai gol non vinci le partite. Quindi il rammarico era questo, che non riuscivamo mai a chiudere le azioni che creavamo. Il talento Ciccio, come eravamo noi, era fuori discussione. Eravamo contenti perché c'era anche la squalifica di Castaldo per 3-4 mesi, quindi sapevamo che Ciccio ci poteva dare una grande mano. Comunque aveva una grande esperienza, ha fatto sia campionato in A ovviamente, ma anche in B, quindi conosceva perfettamente il campionato. Noi eravamo contenti perché era un giocatore forte, quindi eravamo molto contenti. Il trasferimento però è nell'aria. Il 16 gennaio del 2016 Trotta gioca la sua ultima partita con la maglia dell'Avellino. Il destino vuole che l'avversaria sia la Salernitana. Trotta comincia dalla panchina, Tesser lo inserisce al 10° del secondo tempo al posto di Tavano. 18 minuti dopo realizzerà il gol della vittoria. Trotta saluterà così i suoi tifosi. Arriva Paghera, cerca Insigne, il cross sul secondo palo, Trotta!
Marcello trotta! Avellino 1, Salernitana 0, al 27esimo la firma dell'uomo mercato, Marcello Trotta. Io ho parlato col mister prima della partita perché, come hai detto tu, c'erano tante voci di mercato, se andavo via, non andavo via. Quindi giustamente il mister, che ha avuto un grandissimo rapporto anche con lui, che mi ha aiutato tanto nei periodi un po' così così, mi ha sempre tutelato. Giustamente, parlando con lui, aveva fatto altre scelte. Io un'ora prima del pre-match, se non sbaglio, delle riunioni, ci faccio un mister, guarda, io ci sono, se hai bisogno, con la testa ci sono, perché soprattutto era un fattore mentale, se eri lì con la testa o no. Io gli dissi, io ci sono a disposizione, quindi se ritieni opportuno sono qua, diciamo, sia con la testa che col cuore. E quindi poi mi fece entrare a mezz'ora dalla fine, se non sbaglio. No, lui mi disse le solite cose, fai quello che devi fare, aiuta la squadra a portare a casa il risultato, e diciamo andò alla grande. Preso dalla trance della partita, mi ricordo che mi disse qualcosa di positivo, però le parole, ero molto concentrato sulla partita. Sintesi era un modo anche per ringraziare anche loro, comunque in un anno credo mi hanno fatto sentire tanto valore, mi hanno sostenuto e ci hanno sostenuto, quindi era un piccolo gesto per me per ringraziarli. È il sogno di tutti giocare in Serie A, nella massima serie. C'erano state quasi le condizioni a fine agosto e diciamo lì per lì ho rifiutato, non me la sono sentita, però a gennaio forse il contrario nessuno lo potrà dire, però credo era il momento giusto per andare via. Trotta va via, destinazione Sassuolo in Serie A. Per lui era il momento giusto per salutare l'Irpinia, ma di Avellino avrà sempre ricordi emozionanti. Ed oggi guarda da lontano i lupi in Serie D. Io ho solo ricordi positivi, anche per me dopo Bologna, che era un momento diciamo triste, però ho ricordi positivi, felici, perché ti riempie d'orgoglio aver fatto quella grande prestazione. Come ti ho detto prima, ho fatto doppietta. Per me, anche se siamo usciti poi, per me anche quella è stata una grande partita, come Livorno. Ci sono state partite comunque molto importanti a livello anche personale, dico la verità. E ho solo ricordi positivi. Diciamo tutti forse rimpianti quello lì appunto di Bologna, che speravi in un finale migliore, però è stato forse l'anno in cui sono riuscito anche a esprimermi quasi al meglio nella mia carriera, forse fino a qui. Bellino la vedi come quasi una seconda casa, quindi andavo sempre a vedere anche quando ero andato via da Sassuolo, mandavo messaggio ai miei ex compagni. Speriamo di vincere, tutte queste cose qui. Sì, ogni tanto guardo, ora c'è anche, se non sbaglio, il portiere Viscovo, che era stato con me a Crotone, quindi gli mando i messaggi, lo prendo un po' in giro e tutto. Però spero che l'Avellino ritorni, diciamo, dove merita, categorie importanti, e speriamo venga presto. Una seconda casa, l'Avellino, per lui, una casa che lo ha coccolato e lo ha lanciato verso il grande calcio, ma lui ha saputo ripagare la fiducia e il calore che la piazza Irpina sa dare ai suoi figli. Una doppietta che stava per regalare un sogno immenso, il gol importantissimo contro i Granata, i rivali di sempre. E quella corsa sotto la Sud, come a dire, scusatemi, grazie, ma devo andare, lo consegnano ai miti della storia dell'US Avellino.
Questo programma è offerto da Dagauto Mercedes-Benz, Cosmopol, Lloyd's by Hotel Vietri sul Mare, Emporio del Caffè. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto manco a tirlo da Virseu, parte il suo diritto, gol! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Virseu a 4 minuti dal termine. È finito!